calcio è un gioco. Il calcio è una fede. Il calcio è lacrime. Il calcio è gioia. Il calcio è un lupo che non smetterà mai di ululare. Con l'Eligas le emozioni del calcio non rimangono solo sul campo. Se sei un vero tifoso del Campobasso Calcio, scegli l'offerta Vinci coi lupi di l'Eligas. Ogni punto in classifica vale uno sconto in bolletta. Scopri di più su levigas.it. Ben ritrovati amici telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione di In Rete, la trasmissione di TLT che racconta lo sport molisano. Come sempre andiamo a vedere prima di tutto i risultati e i resoconti delle partite del campionato di Serie D. Questi risultati della 22esima giornata: Castelnuovo Vomano, Castelfidardo 2-3, Cinzia Alba Longa, Real Giulianova 1-1, Matese Campobasso 0-0, Recanatese Pineto 2-2 e Vasto Girardi Olimpia Agnonese 1-1. Rinviate tutte le altre gare. La classifica: Campobasso 47 punti, San Nicolò Notaresco 42, Castelnuovo Vomano 40 punti, Cinzia Alba Longa 36, Vasto Girardi 35, Castelfidardo 32 punti, Matese 30, Vastese e Recanatese a quota 27, Tolentino, Aprilia e Rieti a 26 punti, Montegiorgio 25, Fiuggi 20, Pineto e Real Giulianova 18 punti, Olimpia Agnonese 4, Porto Sant'Elpidio 3. Tornano a calcare i campi di Serie D Castelnuovo e Castelfidardo dopo la meritata sosta. I neroverdi vogliono approfittare dello stop forzato in casa Notaresco ed una vittoria porterebbe i ragazzi di Di Fabio proprio un punto sopra i rossoblù di Epifani. Il Castelfidardo a caccia di punti per la griglia playoff sarà sicuramente pronto a dare battaglia con i suoi uomini migliori. Gli 11 punti di distacco dai neroverdi infatti non devono ingannare, con i marchigiani sempre ben messi in campo da mister Lauro. La cronaca si apre al settimo. Marchionni di Bari vede un fallo in area su Fagioli, ma dopo la segnalazione del secondo assistente Colaianni annulla la massima punizione. La seguente punizione di Loviso termina alta. 26esimo, corner pericoloso di Loviso con vari rimpalli che alla fine aiutano David che può bloccare a terra. Un minuto dopo la mezz'ora si sblocca il match. A farlo è Fagioli, sgroppata di Manari a sinistra, sterzata e cross. David sbanaccia e Fagioli è il più lesto a rubare il tempo a tutti. 1-0. 60 secondi prima del doppio fischio, buona giocata di Emili, ma il suo mancino trova David pronto. Si va a riposo sull'1-0, più che meritato. Castelfidardo spesso attento in fase difensiva, ma che nulla ha potuto sulla zampata di Fagioli. Poco però in fase offensiva con il Castelnuovo che ha chiuso bene tutti gli spazi. Nella ripresa subito due emozioni. La prima per i neroverdi quando Manari vede Emili sul secondo palo. Il 10 non arriva per questione di centimetri. Al sesto gli ospiti sfondano a sinistra con Mataloni che scarica per Giampaolo. Il tiro masticato va sul fondo. Nono minuto, Fagioli lotta e vince. Pallone rubato sulla tre quarti da parte del 9 che appena in area salta David. Quest'ultimo può solo stendere il centravanti neroverde. Poi per Loviso dal dischetto è una formalità. Ma col Castelfidardo mai stare sereni. Giampaolo riapre la gara attorno al quarto d'ora col 10 bianco-verde che dal limite trova un destro chirurgico che fredda Olivieri. Gara che si riapre proprio nel momento in cui sembrava chiusa. Fagioli continua a creare pericolo agli avversari e attorno al 20esimo un suo colpo di testa costringe agli straordinari David che manda in angolo. 28esimo, stavolta Emili arriva in tempo sul pallone di Manari, ma in spaccata non trova lo specchio, mandando alto. Nemmeno due minuti e tocca ad Olivieri lo straordinario. Il tiro di Fermani è insidioso, ma l'estremo neroverde c'è. Al 38esimo, Olivieri però non può nulla. Straordinario Giampaolo in area che salta Loviso, appoggia Braconi, che apre i rubinetti per una doccia gelata ai danni del Castelnuovo. 2-2. Non succede più nulla fino al 50esimo, quando accade l'impensabile. Per Pepai si ritrova il pallone sui piedi e segna il gol vittoria per un Castelfidardo mai domo.
Nella 22esima giornata il Pineto pareggia per 2-2 in casa della Recanatese. Dopo 50 giorni il Pineto, targato Mister Pomante, torna a giocare. Il risultato è di un pareggio per 2-2 in casa della Recanatese. Un punto in classifica, ma a vincere sono le emozioni. I teramani iniziano forte. Bertolo serve Minincleri, fuori di poco, risponde Gomez per i marchigiani. Megeri abbranca la sfera, al nono si rompono gli equilibri. Vugoro pesca Minnozzi, miracolo di Santarelli che non può nulla sul numero 17, ospite. I ragazzi di Mister Pomante crescono, ma Strippolito sguscia in aria, il portiere di casa gli sbarra la strada. I ragazzi di Pagliari alzano la testa, al raparo dei 20 metri, colpisce il legno a Megeri, battuto. Ancora la Recanatese alza i giri del motore, l'ex Pezzotti trova Brunetti che spara alto. I teramani non ci stanno. Bertolo in corner, là fuori di un nulla. Nel finale si incendia il match. I padroni di casa conquistano un calcio di rigore per il fallo sul neoentrato Liguori. Dagli 11 metri sbaffo, cestina banalmente l'occasione. A 10 secondi dal termine però è raparo da fuori a trovare miglior sorte rispetto alla prima occasione e pareggiare la partita. Nella ripresa parte forte il Pineto, tamborriello, scalda i guantoni di Santarelli, miracoloso nella circostanza, gol mangiato, gol subito, sbaffo in sforbiciata, riesce a beffare la retroguardia ospite e a mettere la freccia per i suoi. Nella girandola di sostituzioni non succede nulla, la partita torna sui binari della parità, nuovamente con Minnozzi che su calcio di punizione disegna una parabola magistrale che finisce in fondo al sacco. È l'ultima emozione di un match vibrante, Recanatese e Pineto si dividono la posta in palio per 2-2. A vincere però sono le emozioni. Il derby molisano tra Vasto Girardi e Olimpia Agnonese valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie D, girone F, si conclude con un pareggio, ma ascoltiamo. Primo tempo saldamente in possesso dell'Olimpia Agnonese, ripresa arrembaggio Vasto Girardi, finisce 1-1 il derby dell'altissimo Molise con recriminazioni da una parte e dall'altra. Partita da tripla nel freddo dello stadio di Tella, 31 i punti di differenza tra le due squadre prima del match, ma gli ospiti in completo bianco si sono dimostrati all'altezza delle ultime incoraggianti prestazioni. Il tridente argentino d'attacco ospite Sousa, Abercorn, Amaya mette subito timore alla retroguardia avversaria priva di Pacciardi. Il centravanti Abercorn si crea una prima occasione al quinto minuto dinanzi a Guerra, poi lo infila con un avvitamento di testa su assist di Da Costa 60 secondi dopo. Rotti gli indugi, la formazione di Antonio Di Rosa continua a costruire trame su trame. I locali si vedono la prima volta al 20° con una girata di mancino di Salatino. L'Olimpia avrebbe l'opportunità di trafiggere ancora, ma dopo un batti e ribatti in area, Tankulic non è decisivo alla mezz'ora. Il Vasto Girardi, anche per il vento contro, non ha la determinazione delle giornate migliori. Finale di tempo, Abercorn per il Granata da una parte, Mercai al volo, ma fuori misura dall'altra. Primo tempo con il portiere ospite Caputo inoperoso e Agnonese che rientra negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Cambia la musica nei secondi 45 minuti, pur senza Mele in cabina di regia è più convincente il Vasto Girardi, ma la prima vera occasione è ancora sulla testa di Abercorn. Guerra si ritrova il cuoio tra le braccia. Attorno al quarto d'ora guida, si libera al tiro ma guadagna solo un angolo, alla fine ne saranno ben 9 per la formazione di Fabio Prosperi. Salatino guida, bussano di nuovo dalle parti di Caputo al 20°. Poi Capitan Ruggeri si spinge spesso a dar manforte alla prima linea, alto da azione da corner. Con l'ingresso di Lamacchia per Amaya, l'Agnonese passa 5 in difesa, la panchina del Vasto Girardi risponde con l'ex Maniscalchi e Fioretti per aumentare le bocche da fuoco. Quando già gli ospiti pregustavano il primo successo della stagione, Guida si carica i suoi sulle spalle, stretto in area si guadagna la massima punizione tra le proteste degli avversari. Il fischietto Gambuzzi di Reggio Emilia non ha esitazione ed indica il calcio di rigore che viene trasformato in modo chirurgico da Mercai, salito a quota 13 timbri in stagione. Al terzo dei 4 minuti di recupero
Sbanda pericolosamente l'Olimpia. Mercai, lasciato colpevolmente solo in area piccola, coglie il legno a porta sguarnita. È l'ultima emozione di una partita che le due contendenti hanno disputato per vincere. I locali frenano al secondo pareggio interno consecutivo. Granata in palla e molto vicini all'impresa esterna. Antonio Crudele, meglio l'Agnonese nel primo tempo. Il Vasto Girardi ha iniziato a carburare un po' in ritardo. Risultato giusto l'1-1 alla fine dell'incontro? Ma risultato giusto, chi può dirlo? Insomma, accettiamo sempre il verdetto del campo, ci teniamo questo punto che è arrivato con un rigore a tempo quasi scaduto. C'è il rammarico per il palo di Mercai al 94esimo da 0 centimetri, però insomma complimenti all'Agnone, ha dimostrato di essere una squadra che sicuramente venderà cara la pelle da qui a fine campionato, quindi mi hanno fatto una buona impressione. Diciamo che sicuramente vedendo la partita di oggi io spero, insomma, se questi sono i presupposti, spero che insomma l'Agnone venga fuori da questa situazione, perché ha dimostrato di essere una squadra viva, fisica, ben messa in campo, con voglia di fare, di giocare. Quindi complimenti a loro e, come dicevo, noi non è che abbiamo insomma espresso un bel gioco oggi, però accettiamo sempre il verdetto del campo, quindi prendiamo questo punto e pensiamo già alla prossima. Il Vasto Girardi non sta brillando nelle ultime prestazioni, quantomeno per il risultato in casa. Forse la squadra sta rifiatando un attimo dopo molti mesi di corsa e di partite giocate ad alti livelli, però l'obiettivo salvezza è sempre più vicino. Sì, hai detto bene, insomma abbiamo sostenuto dei ritmi elevatissimi, abbiamo giocato con intensità, abbiamo giocato spesso, e quindi comunque è anche un po' fisiologico che ci sia qualche momento di calo. Però, come dicevo, ripartiamo da questo punto importante, e sempre con quello che è il nostro obiettivo in mente, che è ovviamente la salvezza da raggiungere il prima possibile. Quindi stiamo con i piedi ben piantati per terra e a terra, e quindi pensiamo alla prossima sempre con umiltà, con serenità e con tranquillità, insomma. L'ultima battuta, un derby che avrebbe meritato sicuramente pubblico e magari anche condizioni climatiche migliori. Sì, beh, oggi insomma il freddo si è fatto sentire, è stato difficile giocare con queste temperature. Sicuramente il rammarico più grande è quello di dover giocare senza pubblico. Insomma, Vasto Girardi Agnone è una partita importante, al di là dell'aspetto calcistico, per due comunità vicine, per due comunità che sono comunque legate da rapporti di amicizia, da rapporti di vicinanza, diciamo. Quindi giocare senza pubblico è sempre una grande tristezza, però purtroppo questi sono i tempi e ci dobbiamo adeguare. E anche la partita tra la capolista Campobasso e il Matese si conclude con un pareggio a reti inviolate, ma andiamo a vedere. Secondo pareggio consecutivo fuori casa dopo quello di Montegiorgio per il Campobasso, che sul campo del Matese non riesce a trovare la rete in una partita disputata al di sotto delle aspettative. Per la 22esima gara del girone F della Serie D, Mister Cudini deve fare a meno di Brenci e Fabriani, mentre in campo si vede dal primo minuto il giovane Angelo Mancini al posto di Ladu e di Domenico Antonio in attacco.
I primi 10 minuti della gara scorrono senza particolari emozioni, fino a quando una bella triangolazione a firma Mancini, Candellori e Esposito porta proprio il numero 10 a concludere di poco alto sopra la traversa. E questa è la vera ed unica emozione dei primi regolamentari 45 minuti di gioco, dopodiché la partita sembra andare in stand-by. Nella ripresa l'occasione più interessante ancora una volta in favore dei Lupi. Quando siamo al 53esimo, il giovane Mancini serve un pallone di pregio in favore di Cogliati che incredibilmente a tu per tu con l'estremo difensore di casa sbaglia la mira e calcia alto. Quasi un quarto d'ora dopo sono i campani a provare ad impensierire, ma si vede Raccichini fuori dai pali e prova la conclusione da lontano, bravo però il portiere rosso-blu a non farsi sorprendere. Quattro giri di lancetta più tardi, un cross di Van Zan con il vento in poppa, per poco non beffa Palombo che riesce a toccare accompagnando il pallone sulla traversa. Dopo un quarto d'ora è il nuovo entrato Vitali a mettere pressione sulla fascia destra, riuscendo a servire con un buon pallone Esposito che tuttavia non riesce ad imprimere la giusta potenza al tiro. Quando siamo ormai al 90esimo è però Masotta a fare un vero e proprio regalo a Mister Cudini, tutto solo davanti a Raccichini, infatti pecca di altruismo e preferisce servire un compagno che però non riesce a raggiungere in tempo la sfera. Dopo l'occasionissima c'è giusto il tempo per un disperato arrembaggio da parte dei rossoblù, che le provano davvero tutte pur di sbloccare una partita sonnacchiosa. Ma non c'è più tempo, il triplice fischio dell'arbitro manda tutti sotto la doccia e consegna un pari che per il campo basso sa di amarezza. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. Il calcio è un gioco, il calcio è una fede, il calcio è lacrime, il calcio è gioia, il calcio è un lupo che non smetterà mai di ululare. Con l'Eligas le emozioni del calcio non rimangono solo sul campo. Se sei un vero tifoso del Campobasso Calcio, scegli l'offerta Vinci coi lupi di Levigas. Ogni punto in classifica vale uno sconto in bolletta. Scopri di più su levigas.it.